L'attesa è finita, sale la tensione, aumenta l'adrenalina. Il Dino Liotta, il glorioso stadio dove il Licata ha giocato in Serie B ai tempi del presente, Franco Licata d'Andrea, ospita oggi la finale playoff per il salto di categoria. Pubblico delle grandi occasioni, e non poteva essere diversamente, stimato in oltre 4.000 spettatori presenti, con una larghissima rappresentanza dei tifosi provenienti da Canicattì, stimati in circa 500, venuti con i pullman, con le auto proprie, per non mancare a questo appuntamento che vale un'intera stagione. Chi passa tra Licata e Canicattì si giocherà la finalissima con il Real Avola. Partiti. Iannello, palla in avanti, fallo laterale già battuto, palla che non ha varcato la linea del fondo, quindi non c'è calcio d'angolo. E Licata passa in vantaggio. Il Licata passa in vantaggio. Esplode il Dino Liotta. 27esimo minuto del primo tempo. Dosso per Montanalampo. Il cross, il rinvio della difesa, fischia e segnò Iannello di Messina. Si conclude il primo tempo di questa finale playoff al Dino Liotta, che vede il Licata in vantaggio sul Canicattì per una rete a zero. Squadra è di nuovo in campo per la ripresa del secondo tempo. Quello che sta succedendo in area di rigore, fischia per il calcio d'angolo. E rete, ed è il pareggio, il Canicattì raggiunge il pareggio, esplode lo specchio di gradinata riservata ai tifosi del Canicattì. Pareggio, pareggio del Canicattì con Guarnotta. Dosso, riconquista palla, Falsone, Dosso, Pirrotta, sette case, ed è la rete, ed è la rete! Gol d'antologia di Michele Settecase, al 20esimo. Licata in possesso di palla. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Batte Grillo. Esplode il Dino Liotta. Pareggio del Licata. Si procede adesso a due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Nel caso in cui alla fine dei due tempi supplementari il risultato dovesse permanere così, a passare sarebbe il Licata. Tutto pronto per il secondo tempo supplementare. La rete, il vantaggio annullato. Iannello, palla in area. Argento,
per sette case. Ed è la rete, ed è la rete, esplode il Dino Liotta, esplode il Canicattì, passa in vantaggio. È stata così fulminea, veloce l'azione che non abbiamo visto l'autore del gol. L'importante è che il Canicattì è in vantaggio, 3-2. Finita, è finita, è finita, è finita, è finita. Il Canicattì sbanca il Dino Liotta, vince 3-2 contro il Licata e approda alla finalissima con il Real Avola. Vanno via lentamente i tifosi del Licata e guardate un po' la gioia. Guardate che cosa succede in quello spicchio di gradinata dove sono assiepati i tifosi del Canicattì.